vostre promesse nuziali, io vi dichiaro marito e moglie. Per baciare la scuola. Danilo e Rosanna oggi sposi in una bella giornata di sole, matrimonio civile, per loro il ricevimento in una nota struttura alle porte di Bari. Il matrimonio non è vero ma è una simulazione, una simulazione di matrimonio ai tempi del Covid sposi, L'iniziativa è stata promossa dalla FederMap, la federazione che rappresenta le imprese e i liberi professionisti del settore matrimoni ed eventi privati, per dire che sposarsi in sicurezza nonostante il virus si può. La simulazione delle nozze ha seguito una scaletta realistica in tutte le sue fasi, dalla preparazione della sposa alla cerimonia fino al banchetto. Oh, Era soltanto un test, ma tra poco ascolteremo anche quella frase. Vi dichiaro marito e moglie. Lo sposo può baciare la sposa. Ce lo auguriamo. Benvenuti ad una nuova puntata di Restiamo Uniti. Vi presento subito i miei ospiti: Viola Tarantino, wedding planner, ben ritrovata. Grazie, grazie per essere con noi. E poi Michele Sedicino, storico fotografo di Bari, 47 anni di carriera. Prossimo, tra l'altro, alla pensione. Concludi proprio. Non lo dire, lavoreremo anche per altri vent'anni, buonasera Eh sì, no, mai te, te lo auguro, te lo auguro, <ride> però insomma concludi una parte della tua vita importante lavorativa con la pandemia, insomma, con la speranza che esatto. si presto tutto possa tornare alla normalità, ce l'auguriamo. Speriamo, speriamo. Infatti. Oggi viviamo di speranza. Abbiamo visto un test di un matrimonio, eh, proprio nei giorni scorsi a Bari si è svolto questo test proprio per eh, far vedere come è, è possibile ripartire in sicurezza. E tra gli organizzatori di questo uh, test di matrimonio c'era proprio Viola Tarantino. Come è andato questo test? È, è riuscito alla meraviglia, abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare, dalla preparazione tutti dotati di mascherina FFP2, eh, i vari truccatori e assistenti che dovevano avvicinarsi ai, agli sposi avevano anche la, scher la schermatura trasparente. Uh, abbiamo lavorato rispettando le distanze, quindi un, un metro tra ogni sedia durante la cerimonia i tavoli da quattro come previsto dal nuovo regolamento distanziati un tavolo dall'altro di almeno due metri all'aperto, cerimonia eh, chiedo scusa, festa completamente servita con musica, primo ballo perché gli sposi sono congiunti quindi abbiamo potuto fare questo abbiamo, siamo anche riusciti a ballottare vicino al, alla propria sedia ognuno la propria sedia in maniera da rispettare qualsiasi limite taglio della torta purtroppo senza baci e abbracci foto di rito ai tavoli rispettando quindi gli invitati senza mascherine e gli sposi distanziati in modo da non creare alcun tipo di problema Tra poco entreremo nel dettaglio perché lo sapete dal 15 giugno si riparte con eh, le celebrazioni del matrimonio, più che altro i matrimoni in chiesa si possono uh, celebrare dal punto di vista religioso, uh, ma le feste questo no, bisognerà attendere il 15 giugno ed entreremo nel dettaglio perché ci sono ovviamente alcune limitazioni differenti rispetto allo scorso anno. Quindi si può uh, svolgere un matrimonio, una festa e un rito in tutta sicurezza. Però vengono poi a mancare da chi immortalano il matrimonio le tante espressioni, un bel sorriso per esempio di un invitato o degli sposi, e sei reduce proprio quest'oggi da un matrimonio. Hai appena fotografato degli sposi, certo, come è andato? Certo. Eh, abbiamo fatto un matrimonio civile dove gli sposi hanno chiesto solo il servizio fotografico della cerimonia e basta, è finita là. La pandemia ha tolto però qualcosa, perché lo sappiamo, quegli scatti eh, che voi, eh, ovviamente, perché ci vuole arte in questo, è chiaro, eh, cogliete dei, dei momenti no, particolari e tutto sta anche nell'espressione del viso. La mascherina vi condiziona un po'? Eh, eh, infatti, ci condiziona, ma non vediamo l'ora di vivere di nuovo quelle emozioni, perché il nostro lavoro è un lavoro di passione. Chi lavora nel settore wedding è, ha la passione, perché non farebbe questo tipo di lavoro. Sicuramente, ha ragione. Io dico solo semplicemente che purtroppo, siccome dobbiamo imparare a vivere l'anno scorso, è vero, avevamo meno restrizioni, però siamo riusciti a realizzare dei bellissimi matrimoni certo. comunque. Il messaggio positivo che va sempre dato è che troviamo la maniera per rendere magico anche il giorno del matrimonio con tutti quelli che saranno i limiti che ci verranno raccontati più là dal comitato tecnico scientifico che non ha ancora proferito parola. Stiamo vedendo proprio in questo momento le immagini della preparazione di quell'evento che si è svolto proprio alcuni certo. giorni fa. Quindi tutto è possibile senza eh, diciamo far mancare tra virgolette, nulla, perché poi qualcosa viene meno, inevitabile. Però stiamo vedendo appunto la truccatrice, chi sistema il fiocco, chi eh, sistema il look allo sposo. Quindi diciamo che le figure possono tornare a lavorare perché insomma. È, è il comparto del matrimonio ma non è soltanto il matrimonio eh, quando parliamo di feste parliamo anche di comunioni, di battesimi insomma eh, c'è un mondo che ruota intorno dal fotografo al truccatore eh, quindi la ripartenza in sicurezza è eh, più che giusta ma l'importante è ripartire insomma se gli sposi hanno fiducia dei loro fornitori e ci tengo a sottolineare che i fornitori pugliesi, non perché ne faccia parte, ma perché ne ho la certezza, certo, certo. perché certo non lavoro come Vito da 43 anni, ma lavoro sì. da 13, quindi comunque anche io ho la mia storicità, i fornitori pugliesi sono tutti di qualità e sono tutti estremamente attenti alle esigenze degli sposi e regole, alle regole. Quindi... Possiamo lavorare in sicurezza senza alcun problema, facendo sì che quel giorno sia il migliore della propria vita. E vi posso garantire che, ribadisco, ritorno a raccontare il passato perché noi abbiamo vissuto un anno post-pandemico lo scorso anno. I matrimoni si sono svolti nella maniera più serena possibile. Certo. La gente impara anche a capire che non può baciarsi, non può abbracciarsi, ma la gioia di stare insieme e di festeggiare i propri cari più forte di determinate situazioni. Guarda, eh, dico la mia su sì. questo. Secondo me da questa pandemia impareremo eh, molto e sicuramente anche il modo di festeggiare, soprattutto al ristorante, cambierà e secondo me in meglio. Io mm. eh, per esempio mi sono sposato lo scorso anno, quindi parlo anche per esperienza, ho rinunciato al buffet perché non si può fare il buffet, le portate certo. vengono servite a tavola. Però eh, credo che sia stata la cosa migliore quanto spreco di cibo nei buffet, perché i tavoli devono essere pieni e secondo me il fatto di evitare il buffet, magari servendolo a tavola e quindi andando anche a risparmiare non soltanto nelle tasche degli sposi, ma credo proprio per evitare lo spreco di cibo, credo che sia stata la cosa più giusta e che secondo me... Dovrebbe continuare. E poi devo dire la verità e eh, credo che Vito mi dia ragione. Stilisticamente è più bello vedere un buffet imbaldito <ride> ma sicuramente non preso d'assalto. Eh, 3, 2, 1 all'assalto, no, no, sì, eh, sì. vabbè, io posso dire la mia perché diciamo, posso raccontare tante stagioni, no? Certo. Per cui diciamo l'evento matrimonio negli anni è cambiato tantissimo. Per cui io come persona ho sempre preferito la cosa più. La cosa più importante è che la coppia si sposi, che poi lo faccia civilmente, faccia una festa, rito, rito religioso. Io ho sempre, parlo come persona a livello personale, l'importante è sposarsi. Nell'organizzazione di un matrimonio ho vissuto tante di quelle stagioni per cui chiaramente, io per esempio il buffet a me non è mai piaciuto, questa abbondanza di cibo messa là, però ho sempre preferito che il camerieri veniva, mi venivano serviti a tavola e quindi si stava anche forse più con, con tutti gli amici, la famiglia, insomma questo è. Sì, secondo me, ripeto, credo che si potrebbe anche proseguire in questa direzione. C'è un numero in sovraimpressione, eh, se volete potete telefonarci un po' per raccontare la vostra esperienza o magari per fare delle domande, eh, potremmo poi magari cercare di darvi una risposta se pertinenti. Quindi se volete potete telefonare al numero in sovraimpressione 080 869 15 35. Continuiamo, quindi... Vi volevo ah, svelare sì. una chicca. Allora, stamattina ero ad un incontro con la mia prima coppia, quella del 24 di giugno, e il cruccio loro era: ma noi le bomboniere come le diamo? Ah. Pensate, le bomboniere, siamo arrivati a parlare al brindisi, agli auguri, e in realtà, allora, io mi occupo principalmente di matrimoni di destinazione, i famosi stranieri che vengono a sposarsi in Puglia, e da loro ho imparato determinati usi e costumi che. Importati in Puglia potrebbero servire a risolvere anche la situazione pandemica. La bomboniera che cos'è? Nient'altro che il quello che loro chiamano present per gli ospiti, il presente. Non è necessario darla alla fine, ma un regalo tu lo puoi far trovare anche al posto della persona preposta. Si vanno a cambiare le regole, ma il succo certo. non è differente. Gli auguri agli sposi, il brindisi, gli abbracci, come li sostituiamo? Semplicemente, come fanno un po' gli inglesi, gli inglesi prima del taglio della torta, lo sposo e la sposa fanno al microfono e fanno i ringraziamenti ufficiali, ringraziano i genitori, ringraziano tutti quelli che hanno lavorato per loro, gli amici e così via e fanno il brindisi in quel momento, in maniera tale che il taglio della torta diventa una parte festosa, però non c'è il concetto nostro di tutti sulla torta, tutti sugli sposi, le foto. Ipoteticamente può essere semplicemente una maniera per ovviare a quella che è una cosa che in questo momento non si può fare e come dicevi prima, certe regole possono aiutarci a, certi modi di fare possono aiutarci a migliorare. L'estetica, migliorare la situazione, gli assembramenti che non sempre sono stati belli negli anni. Certo, sì, sì. Eh, ho visto nelle immagini che abbiamo mandato in onda che mancava un momento del matrimonio un po' scaramantico, no? si fa per scaramanzia, mancava il lancio, il lancio del, del riso. riso. E qui come dobbiamo eh, fare? Qui è importante, è importante, <ride> perché il lancio del riso è, è benessere per gli sposi, abbondanza per gli sposi. E intanto è vero, in abbondanza ci si lancia un sacco di riso. <ride> allora, io vi dico, premesso Cosa? che non ci sono ancora delle regole fisse, quello che noi abbiamo fatto l'anno scorso e che io so già che seguirò quest'anno è che non ci sarà più la ciotola del riso comunitaria all'uscita della Chiesa, ma dei sacchettini. Preparati posti ad ogni banco della, uh, della Chiesa o ad ogni sedia per la cerimonia in maniera che non ci sia commistione Poi volete dirmi che comunque c'è contatto e che quindi non si potrà buttare il riso. Io le regole vanno rispettate fino in fondo, però ci sono delle tradizioni che sono dure il da padre. morire. Quindi. Si cercherà quanto più possibile, di, poi comunque alla fine se effettivamente sarà vera la questione del Green Pass, sarà vero quindi che tutti gli invitati saranno o vaccinati o immuni perché già eh, acquisita la malattia o con eh, i test sierologici a quel punto non c'è ci, cioè il contagio A proposito sarà... del Green Pass c'è mm. una novità che è arrivata proprio ieri sera ma ne parleremo più tardi perché abbiamo fatto un'intervista ieri ad un ristoratore eh, ovviamente ancora non si sapeva la novità e la approfondiremo dopo. Tra poco invece andremo ad ascoltare la testimonianza di una uh, promessa sposa, di un'aspirante sposa che ha rimandato per ben tre volte il suo matrimonio. Uh, non tutti lo hanno rimandato, gran parte sì, questa è una domanda che rivolgo insomma ad entrambi, un vostro punto di vista, bene rimandare il matrimonio aspettando tempi migliori? o magari si poteva comunque fare qualcosa. Allora, io posso dire la mia come penso con Viola. È stata una stagione molto travagliata, diciamo, per cui abbiamo avuto grosse difficoltà nel siamo stati un po', diciamo, abbiamo dovuto un po' coccolare gli sposi. La verità è questa, no? Per cui siamo diventati loro confessori. Eh, non vi preoccupate, manteniamo la data, il matrimonio si farà, molti hanno rimandato e ci hanno messo anche in crisi proprio per il lavoro. Io attualmente diciamo, sono molto fiducioso che tutto quello che resta resterà, perché questa, questa, questa maledetta pandemia passerà, ci cioè voglio dire. Allora, in eh. realtà come vi dicevo io mi occupo soprattutto di matrimoni stranieri e quindi la situazione con i matrimoni stranieri dipende anche dal uh, flusso turistico. Dipendendo dal posso. flusso turistico ci sono le aperture, le chiusure delle frontiere, l'Australia che, non, che no, eh, non partono voli dall'Australia da tempo, gli Stati Uniti che non si capisce le quarantene, quindi con gli stranieri... Se mi viene chiesto che facciamo, lo spostiamo o, o lo rimandiamo, o lo facciamo nell'anno, io cerco di rimandarlo verso la fine della stagione, che sia settembre-ottobre, perché comunque abbiamo un clima positivo. Per quanto riguarda gli italiani, i pugliesi ancora di più, Proprio perché siamo stati psicologi ormai per un anno, cioè anche senza, cioè senza volerlo abbiamo fatto quelli che si chiamano counselor che comunque sono le persone che curano l'interesse mentale delle persone. Ora, senza, cioè, Dobbiamo ricordarcelo che la, la maggior parte delle coppie ha rinunciato, quelle che si devono sposare nel 2021, ha rinunciato al proprio matrimonio per spostarselo nel 2022. Per cui si sta lavorando con tutti i matrimoni rimandati dell'anno scorso. Sì, 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 sì questo Quindi, sì. da parte nostra tut, tutta la, la filiera del wedding abbiamo perso fatturato, un fatturato enorme da tutti i punti di vista, perché nessuno più ha, ha lavorato, cioè stia, abbiamo perso tutti i fatturati del, degli ultimi due anni questa è una cosa che bisogna dire e cioè. bisogna sì, Tra l'altro, non l'ho messo in un'intervista che ascolteremo tra poco, mi sono stati dati dei numeri dal fatturato del 2019, il fatturato 2020 con gli aiuti ricevuti e mettendoli a confronto gli aiuti che ha ricevuto un ristoratore rispetto al fatturato che aveva nel 2019 sono stati davvero spaventosi, cioè pochissimo proprio, soprattutto perché chi ha una struttura grande probabilmente Puoi avere anche contezza di questo: una struttura grande va mantenuta sempre, anche certo. quando ah, la tieni chiusa, c'è bisogno di manutenzione. Quindi, i dipendenti, è vero, non hai camerieri, non hai il cuoco. Però chi porta avanti la struttura, il giardiniere piuttosto che eh, l'elettricista, il tuttofare, il muratore, continua ad averlo perché la devi eh, continuare a mantenere, altrimenti è peggio poi dopo quando riapri metterla insomma, in piedi. Eh, ci sono state delle difficoltà anche dal punto di vista degli aiuti da non sottovalutare. Ma infatti prima ti parlavo di perdite del 2020 pari all'80-85%. E perdite del primo semestre 2021 pari al 100%, con aiuti dallo Stato pari quasi a zero, perché se la ristorazione è riuscita a rientrare in determinati aiuti, non si tiene presente una cosa importante: che la filiera del matrimonio è principalmente fatta di partite IVA, di studi fotografici con partita IVA, di wedding planner con partita IVA. Di fioristi, fioristi solo con partita IVA. Quindi le partite IVA in realtà sono state quelle meno considerate dal governo e le perdite sono state talmente alte da far chiudere tantissime attività, anche attività storiche. Non ci dimentichiamo, per esempio, gli, i negozi di abiti da sposa hanno risentito di questa problematica 2020-2021 mantenendo nei, nei loro magazzini abiti mai ritirati 2020, collezione 2021, abiti che non verranno ritirati nel 2021 e collezione 2022 che sta per uscire. E attenzione, se la sposa alla moda, passatemi il termine, non compra l'abito appena uscito, ma compra l'abito della collezione 2021 o 2020, si sente spesso e volentieri una sposa di serie B. Quindi i negozi di abiti da sposa, quando tempo fa un, un proprietario di un atelier fece una protesta alquanto bizzarra, bruciando degli abiti che gli erano Era rimasti. Era in provincia di Leccia. Sì, infatti, sì. Eh, bruciando degli abiti che gli erano rimasti, che poi erano tantissimi. Allora io non sono per gli estremi però capisco il loro stato d'animo. Eh, io perdo quello che è la mia consulenza, il mio tempo, il mio lavoro, le spese fisse che ho, quindi la gestione del personale e gli affitti. Eh, anche Vito, oltre a perdere quello che ho già elencato, sicuramente Michele. perderà la produzione. Luna, Michele. Michele, Vi state Michele, scambiando perdona. i nomi, la chiami <ride> okay. Rosa, si, si, si chiama Venia. Viola, Vito chi io, chiama e si Venia. chiama Michele. Però il problema è che chi fa degli acquisti L'anno scorso, per esempio, uh, quando c'è stata la seconda pandemia, la seconda chiusura, noi abbiamo chiesto come associazione Wedding Planner Puglia immediatamente ad ottobre al presidente Emiliano che fossero risarcite le perdite dei ristoratori e dei fioristi che si sono visti chiudere il 24 di ottobre, una stagione ancora in corsa. Non vi dimenticate che qualcuno un bel giorno disse: Ok, dal 24 di ottobre, il giorno prima, sì, sì, non sì. si fanno più gli eventi. Facciamo un conteggio con uh, i fioristi iscritti all'associazione di filiera pugliese che si chiama Puglia Wedding Production e i fioristi avevano nelle loro celle, uh, censimo 80 fioristi, avevano quasi un milione di euro di materiale buttato. E non abbiamo fatto lo stesso censimento sulle sale ricevimenti e sulle spese già fatte. Che poi magari la sposa può essere pure un po' pignola o alla moda, però effettivamente è il giorno della tua vita che dovrebbe essere l'unico e quindi quella, quella fotografia con l'abito da, da, da sposa la tieni poi esposta per tutta la tua vita in casa, almeno te lo auguri, ed è chiaro che quel giorno vorresti essere felice con l'abito. Che più fa per te, che più ti piace, e magari, effettivamente, cercando di seguire anche un po' la moda, e poi sappiamo bene: la moda da un anno all'altro cambia, cambia con un niente. Lo scorso anno ci sono stati, si parlava di aiuti, in matrimoni, grazie anche al famoso regalo del governatore Emiliano. Che aveva detto sposatevi, che il governatore, eh, il presidente della regione vi fa un regalo. Io personalmente lo sto ancora aspettando, non ho ricevuto nulla. Come aspetto io, chissà quante persone sono ancora aspettando. In realtà ne hanno beneficiato solo 30 coppie. Sì, eh. perché io sono Questo non era stato chiedere. specificato, sì. no, lo <ride> avrei messo... rimandato anch'io. Allora in devo dire la verità: loro nel bando, perché sì. il bando che è uscito in un giorno disgraziato, il 17 d'agosto, quando la gente insomma. Piuttosto che pensare al mare e pensare <ride> ai soldi, pensa al mare la, almeno insomma, in quei giorni era scritto chiaramente che c'era un limite a quel, a quel budget e quindi in realtà dovevano essere 20 coppie e sono riuscite a coprire 30. Noi quest'anno abbiamo chiesto che al posto di dare 1500 euro che nell'economia di un matrimonio possono essere anche una passeggiata, abbiamo chiesto di pagare, i vaccini, eh, chiedo scusa, di pagare i tamponi agli invitati eh, sì. per evitare che gli invitati o gli sposi stessi possano supportare delle, delle, delle spese, spese extra. In realtà io aggiungerei una cosa a mia privata che forse servirebbe aiutare anche i fornitori che se non vaccinati si troveranno durante la stagione a fare spese importantissime per mh, tamponare se stessi e eh, le squadre. Siamo a rischio di una squadra di un ristorante con un positivo nel bel mezzo dell'estate e con la chiusura inevitabile poi della struttura. Allora facciamo una cosa, ci ascoltiamo a proposito eh, di questo, mm -hmm. di difficoltà eh, per gli sposi, la testimonianza eh, di una eh, giovane eh, sposa, promessa sposa che... A breve dovrebbe, dopo il terzo tentativo, forse coronare il suo sogno. Guardate. Desiree, sei una delle tante spose che ha rimandato più volte il matrimonio. Quando ti dovevi sposare? Allora, inizialmente la data era il 19 settembre 2020. Poi abbiamo rimandato al 24 aprile, sempre in assoluta insicurezza. Quindi immagino un po' organizzare tutto non sapendo se effettivamente arriverà quel giorno. Dopo del 24 aprile, chiaramente eravamo in lockdown, abbiamo rimandato in estate, quindi al 17 luglio. Eh, ovviamente abbiamo appena saputo che si potranno fare, quindi immagino un po' la gioia di questo periodo, perché finalmente organizziamo e possiamo realizzare quel giorno. Con la speranza che nulla accadrà, perché insomma c'è sempre l'incognita di ritornare in zona rossa o qualche altro rischio. Guarda, si spera di no, perché effettivamente col caldo dicono un po' che il virus no. Uh, si riduca un pochettino, però siamo fiduciosi, ormai è andato il via, quindi siamo tutti positivi ormai. È la volta buona. Volta buona, positivi in senso <ride> di umore sì. E a proposito di questo, c'è il uh, Green Pass per poter accedere al matrimonio, quindi essere o vaccinati, oppure aver avuto il virus da poco e, e quindi avere gli anticorpi, o il tampone. Ecco, questa è una grossa difficoltà. Come state gestendo la situazione del tampone con gli invitati? Allora guarda, il tampone noi ovviamente lo faremo, eh, chiaramente lo faranno anche tutti i nostri invitati. Eh, come sapete la maggior parte delle persone anziane sono già vaccinate, quindi il problema non si pone. Eh, ovviamente faremo tutti il tampone. Quali sono le grosse le, le difficoltà che hai riscontrato nell'organizzare il matrimonio e a cosa stai rinunciando? Allora, sto rinunciando a nulla in realtà. Eh, difficoltà non abbiamo avute molte, sono il fattore psicologico, quello è stato il più drammatico per me, perché come ti ripeto organizzare tutto avendo sempre l'incognita è stato veramente difficoltoso, quindi un po' perdi anche l'umore giusto, perdi la voglia, eh, però poi in realtà siamo tornati a, a pensarla in positivo. C'è chi ha deciso di sposarsi in zona rossa con pochi invitati, tu lo hai rimandato? Per quale motivo? Io l'ho rimandato perché secondo me in zona rossa non, uh, non ne valeva la pena, non sarebbe stata la stessa cosa: nel senso che avrei perso tutte le persone che amo, uh, non sarebbe stata la festa. Ecco, quindi, io in quello ci, ci spero molto, ci credo molto. La famiglia, la, il fatto di stare tutti riuniti: quindi, non ci avrei mai rinunciato. Ho aspettato, ho atteso e ne è valsa la pena, credo che ne varrà la pena hai atteso anche eh, l'inizio di una nuova vita, quindi la convivenza, stai attendendo tutto, hai rimandato di quasi un anno. Esatto, è quasi un anno e per come sono fatta non avrei mai pensato di andare a convivere prima, sono una persona, diciamo, un po' all'antica sotto questo punto di vista. Mio padre mi diceva sempre "Vai a convivere", no, ma chi te la fa fare? Aspetta, no? magari non si sa mai. Però in realtà sono stata io a aspettare, a voler andare piano piano e entrare in casa da sposata. Per quanto riguarda i fornitori, no? ristorante, fotografo e tutto ciò che ruota intorno ad un matrimonio, hai avuto la disponibilità oppure hai magari avuto anche delle perdite? Ristorante c'è, chiesa c'è, c'è stato tutto. Ripeto, soltanto una perdita però relativa. Quindi abbiamo coinciso nuovamente tutto per tre volte, ce l'abbiamo fatta. Hai di nuovo avviato un, il terzo countdown per questo matrimonio e adesso diciamo che il pensiero vola a quel giorno, come te lo stai immaginando? Guarda, me lo sto immaginando come una vittoria, veramente come una vittoria, come una liberazione, quindi non vedo l'ora veramente di condividere la gioia con tutti, con il mio fidanzato, con i miei. Sarà veramente un'esplosione quel giorno secondo me, sarà bellissimo. Non te lo auguro, ma se proprio il 17 di luglio dovessero chiudere no. di nuovo i ristoranti, come hanno chiuso le discoteche in piena estate il 16 di agosto lo scorso anno, che cosa farai? No, dai, non mi dire così, ti prego. <ride> Comunque, se mai dovesse risuccedere, se mai, penso di, di attendere ancora. abbiamo un altro gandavo. No, assolutamente sì. Speriamo di no. No. Bocca al lupo. Ti prego, no, grazie, crepi il lupo, <ride> crepi il lupo. Sì, vai, vai Michele. Devo dire, tra, vengono fuori due cose molto importanti che ha detto la ragazza, la sposa. Questo diciamo, con, con questo lockdown è mancata la voglia agli sposi di sposarsi, per cui eh, è importante adesso diciamo, e un'altra cosa importante che ha detto di festeggiare con gli amici. Quindi gli sposi che decidono di sposarsi, sarà ancora più bello, perché c'è ancora la voglia, saranno le feste ancora più sentite, perché lo stato d'animo in questi due anni qua è cambiato tantissimo, per cui sono sicuro, anzi sicurissimo, che tutte le feste che noi vivremo le vivremo in maniera diversa, con uno spirito completamente, anzi molto più gioioso. Tra l'altro dicevi, io non so se il riferimento era proprio a questo prima, quando parlavi che tutto non sarà come prima della pandemia, a qualcosa bisognerà rinunciare, quindi quando ti chiedevo se chi si è sposato in zona rossa ha fatto bene, tu mi dicevi ma a qualcosa comunque bisognerà rinunciare, non sarà tutto come prima, chi rimanda non si deve aspettare il matrimonio che si faceva fino al 2019, mi sembra di aver capito questo. Vabbè, ma adesso pensiamo positivo, sì, no, adesso passeremo in zona bianca per cui tutto resterà, diciamo, quindi io i matrimoni che si sono fatti prima, ormai mettiamoci la pietra sopra e così, adesso pensiamo positivo, che i matrimoni saranno vissuti in maniera, a mio parere, e vedo anche dal, dal, quando sento gli sposi, molto diversa. Accontentiamoci, sì. insomma, no, assolutamente, bisogna solo pensare. Che è cambiato il focus, ma bisogna prima di tutto noi fornitori incutere fiducia perché i, i matrimoni si riprenderanno a fare nella maniera più tranquilla e più serena possibile, cioè si ritornerà a fare le feste e come siamo abituati a farle. Non credo che la limitazione di un buffet non eh, preso d'assalto possa rendere la festa meno bella. No, 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 no ma infatti... Però io volevo dire una cosa in merito proprio sì. a quello che ha detto Desiree e di cui sono orgogliosissima eh, da pugliese. Eh, il, praticamente il 100% degli sposi hanno segnalato che i fornitori pugliesi non solo si sono messi a completa disposizione per ricoprire Due, tre, io vi posso garantire anche sei date, certo: ma senza far perdere un centesimo agli sposi, intaccando il proprio personale, perché ve lo posso garantire che riorganizzare sei volte un matrimonio vuol dire non andare a pari. Perdere due volte. Ho ma... sentito di chi mi ha detto ho perso la caparra che avevo dato perché avevo scelto quella data ma è stato, credimi, tra tutte le spose eh, che ho sentito, anche perché ripeto sono fresco eh, di matrimonio quindi ho avuto modo anche di seguire vari gruppi, soltanto una volta una persona in provincia di Lecce mi ha detto ho perso la caparra perché... Il eh, proprietario della struttura ha detto: quella era la data, la struttura è disponibile se vuoi ti sposi. Ma non ci si poteva sposare, siamo proprio in pieno lockdown e quindi ha perso. In realtà sarebbe stato impugnabile, cioè con un buon avvocato le avrebbero restituito il doppio, però se è una su tante, vuol dire che, e per questo dicevo lo dico con orgoglio. Noi ci siamo comportati no, no, fin ma troppo infatti, bene. Eh, ho visto la disponibilità e perché appunto ci vai anche a perdere poi, no? perché intanto tu stai perdendo un evento e quindi quel giorno non lavorerai e nello stesso tempo ti stai dimostrando più che disponibile con il cliente che ti sta dall'altra parte che hai tutto il diritto magari o Di dare una data nel frattempo, ti occupi tutte le altre. Invece, no, sono state date proprio più date in mesi diversi per cercare di venire incontro. Voglio spezzare proprio una lancia a favore di, tutt di tutta la categoria. I fornitori, perché ho detto all'inizio: trasmissione, hanno la passione di questo lavoro, sì, è vero, sì. per è cui vero. Eh, mettiamo il cuore in quello che si fa. Per cui eh, è chiaro che veniamo incontro agli sposi. Rinunciamo molte volte anche al discorso economico, pur di far felice le coppie di sposi. Cioè, questo è, è stata sempre la mia filosofia di, di vita in tanti anni di lavoro. Io devo dire che a livello nazionale, frequentando spesso e volentieri tavoli tecnici nazionali, il sistema Puglia, sia dal punto di vista della, della filiera, sia dal punto di vista del supporto del governo regionale, viene visto come. Il sistema a cui mirare ed è una nota di pregio proprio per la regione intera quando non abbiamo supporto da chi dovrebbe darcelo il supporto è, è ancora più sconfortante perché tu dici produco, produco quanto e più di altre filiere, porto la bandiera della Puglia in giro per il mondo e tu non mi aiuti in maniera adeguata. Purtroppo non siamo stati aiutati dal governo nazionale, cioè dal governo e quindi alla fine sono discorsi... La sposa parlava di sostegno psicologico che sì. è fondamentale in certi momenti e che ti mette poi no, nel panico, ti fa andare anche in una... Depressione perché insomma è tutto organizzato e devi rimandarlo, tu facevi sì con la testa quando parlava, insomma la questione del supporto psicologico è fondamentale anche agli sposi e sostanzialmente chi è vicino agli sposi, voi che ci lavorate, fate anche quello. Io vi posso garantire che ho passato i primi due mesi del primo lockdown a piangere, a piangere perché la sera alla fine della giornata che era in realtà passata in casa a fare la mamma ma a rispondere al telefono. Ai, ai propri sposi, agli sposi che, seguo, che mi seguono sui social, ai colleghi e ai fornitori, dove tutti ti, passatemi il termine, vomitavano quelle che erano i loro stress, le loro agitazioni, io arrivavo a fine serata piangendo. E infatti qualche giorno fa, parlando con delle colleghe wedding planner, ho detto noi dobbiamo avere un fondo per le spese. Allo psicologo <ride> e per un'ottima spa a fine ottobre e, e semplicemente un modo ridicolo per dire che abbiamo fatto veramente molto più di quello che avremmo dovuto fare. Ma come diceva, noi siamo, facciamo il nostro lavoro con estrema passione e quindi dobbiamo necessariamente cioè nella passione. È logico che ti trovi a fare lo psicologo. Posso chiederti, eh, stampando insomma, album sì. per i matrimoni, facendo anche montaggi video, perché mi stai dicendo appunto che i matrimoni hai continuato a farli, seppur pochi, pochissimi, però tipo oggi c'è stato il matrimonio. Ti è capitato di stampare in quell'album che ti rimane per sempre foto con le mascherine? Che cosa hai pensato? Allora, o magari qua... l'hai evitata quel TV. Ma allora, le foto con la mascherine? No. Eh, dal punto di vista diciamo, dell'attualità, della, dell quando ho iniziato a fotografare, io sono stato molto colpito perché resterà nella memoria storica, perché ricordiamoci che noi facciamo vivere le storie, le storie degli sposi, per cui anche una foto con la mascherina resterà nella memoria storica di quell'anno in cui si sono sposati e hanno vissuto quel, quel momento, no? per cui è capitato, posso dire che è capitato e poi chiaramente abbiamo fatto altre perché diciamo almeno nella mia professione io cerco di raccontare la storia del matrimonio del giorno no? senza molti fronzoli quello che succede anche perché abbiamo le organizzazioni che organizzano alla perfezione devo essere sincero oggi tutto il comparto organizza i matrimoni alla perfezione siamo specializzati in Puglia siamo specializzati per cui io racconto tutto quello che si è vissuto quel giorno cercando le emozioni diciamo la zia o la nonna che piange <ride> la mamma, la lacrimuccia il momento di felicità questo è il mio genere fotografico poi diciamo. al sud siamo molto più accoglienti calorosi accoglienti e, no? passio e passionali e passionali siamo quindi c'è molto da raccontare cui... anche nelle immagini Infa ma infatti io dal mio punto di vista la, la fotografia deve parlare deve raccontare quindi niente artefazioni sulle foto niente il racconto fedele di quel giorno senza o, filtri senza filtri e <ride> è è senza sen frasi perfetto perché <ride> senza filtri, ognuno senza organizza la sua storia è vero Viola ognuno certo. organizza la sua storia allora si riparte sì. entriamo uh, in quello che accadrà dal 15 di giugno perché appunto si potrà dare il via ai festeggiamenti quindi parliamo di questa, eh, questo Green Pass, no? quindi per poter accedere ad un festeggiamento. Lo scorso anno non c'era, c'era un altro tipo di organizzazione, la misurazione della temperatura e il tracciamento, quindi i dati di ogni invitato. Quest'anno invece eh, si potrà accedere, eh, come abbiamo detto prima, se si ha il tampone effettuato 48 ore prima. Se eh, si è eh, risultati positivi in passato negli ultimi sei mesi, credo, e quindi 9. avere nove mesi, sì. ok. A proposito, e anche il vaccino. La novità di ieri sera è legato proprio a questo che eh, anche 15 giorni dopo, mi sembra, la sì. prima dose c'è la possibilità di poter accedere. Quindi questa differenza tra lo scorso anno e quest'anno complica le cose o tutto è fattibile? Allora, io da organizzatore di matrimoni. Sto raccontando ai miei sposi, non vi preoccupate, la raccolta dei dati sarà compito mio e quindi voi dovete semplicemente, anzi dobbiamo avvertire semplicemente i vostri invitati che ci servono questi dati. E quindi quando lo sposo è seguito da un organizzatore è un po' più facilitato. Per quanto riguarda quello che avverrà per gli sposi senza planner, onestamente... Probabilmente diventerà più faraginoso o probabilmente potrebbe venire fuori qualche cosa nuova. Considerate che il decreto che hanno emanato è un decreto che per il momento dice solamente che tutta fino al 15 di giugno tutta Italia potrà festeggiare quelle cerimonie religiose o civili che si terranno. Quindi non vuol dire che si apre ai festeggiamenti in toto, tant'è che adesso la debacle è capire se i matrimoni simbolici si potranno fare. Più o meno si potranno fare, però qua apriamo un altro capitolo. Principalmente i matrimoni eh, le feste di matrimoni si potranno fare c hanno parlato di limiti, però non si è ancora esposto il Comitato Tecnico Scientifico e non si è ancora esposto il Ministero della Salute. Quindi il 15 si riparte, ma non si sa il limite degli invitati. Assolutamente non si sa. Hanno, hanno dato delle notizie assolutamente non, eh, che non hanno fondamenti perché. Non si sono ancora tutto riuniti. tutto può succedere. Può succedere la qualunque, per un motivo ben preciso, perché se il comitato tecnico scientifico in accordo con eh, il, la sanità decidono di imporre determinati limiti, noi li dovremo seguire. Quindi sostanzialmente potrebbe arrivare il numero degli invitati, non più di 30 persone, 50 persone, 100 persone, potrebbe dunque arrivare anche questo limite. Potrebbe anche semplicemente, eh, potrebbero semplicemente fare come hanno fatto l'anno scorso, che Uh, erano, I numeri degli invitati erano in rapporto alla, alla dimensione capienza. della sala o della località dove si svolgeva il matrimonio. Sarebbe Io cerco più... sempre di vederla più in positivo certo, no, no. perché dire a una persona, forse ci daranno 30, 30 ospiti come limite, no, non lo so perché creare ansia. Per il momento sappiamo che ci saranno almeno per l'inizio delle limitazioni. Già il fatto che il coprifuoco verrà tolto perché ce l'hanno detto mm. è già un pensiero uh, in, meno, in meno. Volendo ecco. fare un matrimonio serale. S sì, ma anche volendo... Beh, da noi in Puglia no. i, matri Vabbè, i matrimoni... Vabbè, iniziano la mattina e terminano all'alba, lo sappiamo. Quindi bene. Non, diciamo che il coprifuoco era <ride> è importante a era prescindere. Importante per tutti, sì, <ride> sì, sì. sì. <ride> ecco, insomma, si riparte anche da questo punto di vista e per i balli io immagino... Il divertimento in sala, non so se questo è fattibile con gli vari scherzi che gli amici preparano, e poi c'è il ballo con i genitori, il ballo vabbè, tra gli sposi si può fare. Insomma, Al momento non si sa niente, quindi io continuo col mio no comment. <ride> fino a quando sì. non ci dà. È inutile raccontare quelli che sono i rumors, è importante dire quello che realmente è quello che sappiamo fino ad oggi. Quello che sappiamo fino ad oggi è che dal 15 ci si divertirà. E io l'anno scorso ho fatto un matrimonio il 4 di giugno in piena pandemia, non era stato aperto ancora, il, cioè non eravamo più in cosiddetta zona bianca, non eravamo ancora. E vi posso garantire, erano solo 30 persone, una cerimonia civile con i distanziamenti, il sindaco che eh, ha celebrato un matrimonio velocissimo, cioè un aperitivo. Ma loro si sono divertiti perché per assurdo si sono ritrovate persone che non si vedevano da tantissimo tempo e che hanno avuto la gioia di scambiarsi chiacchiere, emozioni che prima non cioè che se ci fosse stata la musica, magari quel momento di aggregazione non ci sarebbe stato, quindi la passione degli invitati, degli invitati che vogliono partecipare ai matrimoni Viene fuori anche senza il ballo. Il problema del ballo è fondamentale per i colleghi musicisti che hanno questa spada di Damocle sulla testa. E... Però eh, se posso dire una cosa. Come eh, tu nel tuo lavoro ti sei reinventata, anche il fotografo ha trovato un altro punto di ispirazione, anche i musicisti, secondo me, nel proprio lavoro, ognuno nella sua parte si reinventa, no? cerca di creare qualcosa di nuovo adattato al tempo. E sulla base dell'esperienza vissuta di un matrimonio con 30 invitati, il messaggio che vorrei far passare è che... A prescindere se gli invitati siano 200 o 30, quello che si vive in un momento di festa è sempre la gioia e la felicità che proprio per, per il momento che si sta vivendo, per un matrimonio, nulla può diciamo, creare eh, una sorta di malinconia in un momento del genere. Anche senza musica o eh, senza il ballo con i genitori o il divertimento c'è sempre una certa eh, emozione nel vivere quella giornata, quindi eh, ci si può sposare a prescindere dal numero di invitati senza paura, senza dire eh, lo rimando al prossimo anno chi me lo fa fare, aspetterò tempi migliori, perché insomma, si vive sempre un certo clima il di clima festa, è il clima del matrimonio. Io volevo fare eh, portare anche un'altra nota importante. Molti matrimoni sono stati rimandati dal 2021, cioè dal 2020 oh, al bello 2022, bello. perché c'è stato un altissimo tasso di gravidanze. Cioè, chi si doveva sposare nel 2020 ha deciso di portare avanti, a differenza di quello che ha raccontato prima Desiree, la famiglia. Ed è un segno importantissimo perché vuol dire che si sposano veramente per creare una famiglia. Se decidono di rimandare la festa a due anni, a tre anni, per mettere su famiglia, noi ci perdiamo, è vero, però ha vinto la famiglia. È vero, è una cosa comunque bellissima. Questa. Volevo, volevo dire una cosa a proposito delle feste, diciamo, perché... Mi è capitato, io mi ricordo gli anni 90, dove eh, si, si trova sempre una soluzione quando si fa una festa, mm. e poi bisogna essere anche obiettivi, dipende molto dalle coppie che cosa vogliono, perché eh, fino a un certo punto, se la coppia decide di fare un certo tipo di festa, e non glielo togli dalla testa. Questo è il discorso. E poi faccio un riferimento a quegli anni là: si facevano i matrimoni dove nella sala si cenava. Tutta la cena o si pranzava tutto il pranzo, e alla fine, prima della torta, nell'esterno della sala, poi oggi abbiamo delle strutture bellissime: si scatenavano, quindi si facevano balli. Quindi il matrimonio può essere anche organizzato in questa maniera: dove c'è una prima fase che uno sta tranquillo in sala, ha motivo di, 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 di interloquire con i propri parenti, parla, finisce il pranzo e poi la sera fuori col torio della torta, si scatenano, ballano. Sì, Ed non dimentichiamoci anche molto bello. quello che è stata la ripartenza delle discoteche lo scorso anno, quando non era possibile ballare, ma organizzavano le cene spettacolo, dove sì, c'era la band che suonava come se fosse un concerto. Le discoteche si sono anche un po' adattate al momento esatto. che si stava vivendo con le cene spettacolo. Allora, andiamo in una struttura che organizza matrimoni, Uh, e abbiamo incontrato insomma, questo ristoratore che ci racconta le difficoltà, le problematiche in vista della ripartenza. Si riparte, la data prevista è quella del 15 di eh, giugno per quanto riguarda i grandi eventi, eh, i matrimoni. Eh, si riparte, ma ci sono dei dubbi, delle perplessità? Sì, eh, ce ne sono tanti perché eh, ad oggi tolto la data di inizio che corrisponde al 15 di giugno, ci sono molti dubbi sulla gestione del ricevimento e sull'organizzazione sia da parte nostra che delle coppie che vanno a invitare i propri familiari, i propri ospiti per la gestione appunto del numerico, sulla, eh, eh, sulla valutazione di, eh, dei tamponi, come gestirli, se fare eh, un tampone 48 ore prima significa anche un tampone acquistato in farmacia al prezzo, come si diceva, inizialmente industriale, quindi che non gravasse più di tanto sulla famiglia che verrebbe a un matrimonio anche numerosa e sui vaccini che pare che debba essere fatta anche la seconda dose. Quindi tutte queste incertezze che ad oggi non sono state fugate fanno sì che si arrivi al matrimonio ancora impreparati per come gestire poi l'evento, sia da parte degli sposi che da parte nostra. Noi dal canto nostro quello che sapevamo erano le distanze, i tavoli poco affollati, quindi abbastanza eh, eh, larghi in sala e eh, garantire tutto ciò che eh, sapevamo come distanziamento. Il resto ancora in alto mare. Lo scorso anno, insomma, tra eh, le limitazioni, la misurazione della temperatura, che era diciamo, cosa esatto. molto più accessibile rispetto a questo eh, Green Pass di quest'anno, c'è una bella differenza. Sì. L'anno scorso effettivamente quando abbiamo ripreso fu molto più semplice, non dico che partimmo quasi nell'assoluta normalità, però andammo a rispettare ciò che era stato decretato in quel periodo con la misurazione della temperatura e il distanziamento. Quest'anno invece appunto dobbiamo capire chi dovrà gestire questi protocolli, se noi o la nomina di un Covid manager come si parlava per verificare se eh, gli invitati che verranno al matrimonio hanno, avuto, hanno effettuato il tampone, se hanno effettuato il vaccino o sono guariti nell'arco dei sei mesi del Covid. Questo cosa... Covid manager, questa figura, eh, chi la dovrebbe inserire poi nel controllo del locale? Voi o l'ASL o a chi spetta questo compito? Per quello che noi abbiamo appreso giorni fa eh, pare che sia eh, nominato dagli sposi una figura nominata dagli sposi che si occupi appunto di eh, recepire le conferme degli invitati al matrimonio e dopodiché verificare appunto questi tre eh, stati. È tutto un po' surreale? Molto, molto perché molte famiglie, eh, molte coppie soprattutto eh, che eh, intendevano sposarsi nel primo periodo dell'apertura, quindi dal 15 giugno in poi, stanno nuovamente valutando di spostarsi come data su settembre quando si pensa che eh, anche con i vaccini siamo andati ben oltre, anche con la seconda dose e quindi si sta un po' più tranquilli. Però eh, capite bene che le date ormai sono tutte sature e quindi ci sarà poco spazio per ulteriori spostamenti. Si riparte, non si sa per quanto tempo, perché insomma sempre questa è l'incognita un po' come lo scorso anno. Una struttura comunque grande da mantenere in piedi, siamo quasi a due anni dalla pandemia quanto lo Stato vi è stato vicino? Allora, le stagioni sono due effettivamente, eh, anni uno, però la stagione 2020-2021 eh, c'è stato poco vicino perché comunque i ristori sono stati molto esigui e non sono stati sufficienti a coprire le spese fisse che una struttura come la nostra può sopportare, visto che è un parco molto enorme e quindi speriamo che la ripartenza coincida più con una non chiusura altrimenti eh, sarebbe non dico la fine ma quasi tu che hai vissuto la scorsa stagione che sai quali sono le difficoltà nella gestione di una cerimonia quale sarebbe il tuo green pass ideale il green pass ideale sarebbe la responsabilità di tutti noi nel senso che eh, Bisogna essere un po' più attenti rispetto alla consueta normalità, evitare assembramenti, evitare che i tavoli siano sovraffollati. Le nostre sale, peraltro, sono enormi rispetto magari allo standard e quindi un matrimonio nella media di 120-130 persone, che è quello attuale di questi periodi, qui da noi sono abbastanza comodi e quindi vorremmo lavorare con questo metodo. È naturale che magari chi ha sale un po' più piccolo è più penalizzato, però eh, visto che noi li abbiamo più grandi, eh, quantomeno eh, limitarci a un numero di persone sulla capienza, il 50% e il 60% della capienza, ma non eh, fare di un erbo un fascio. Insomma, ci auguriamo che il limite per quanto riguarda gli invitati venga imposto in base alla capienza della sala. Sarebbe la cosa più ragionevole da fare. Certo, sicuramente è quella più giusta da fare perché soprattutto noi in Puglia, ma in realtà un po' in tutta Italia, mm. le strutture, non chiamiamole sale ricevimenti perché abbiamo uno svariato numero di luoghi dove ormai i matrimoni si possano celebrare, sono talmente grandi che limitare a un numero fisso sarebbe eh, controproducente per tutti, creerebbe eh, scontento da parte realmente di tutti, di noi che lavoriamo e degli sposi soprattutto, che sono i fruitori dell'evento. Ho ascoltato un po' di amarezza nella voce del ristoratore, dice un po' tutto surreale, poi ovviamente si sta vivendo eh, da due stagioni con un blocco considerevole di introiti, insomma c'è un po' di paura, no? Certo, certo, eh, ma come ho detto prima è un momento difficilissimo per cui... Io oggi, per esempio, il matrimonio che ho fatto stamattina, la sposa quando è uscita dal comune era felicissima <ride> e ha detto "Ah, finalmente ce l'ho fatta", per dire lo stato d'animo che stiamo vivendo, per cui eh, dobbiamo tornare veramente alla normalità. Sì, ma già sapendo che eh, ci si può sposare a prescindere da in quali condizioni è sempre una gioia. No? Poi tutto passa in secondo piano, secondo me. Ecco, come giustamente dicevi, una sposa che si è sposata dice sono felice, ce l'ho fatta, a prescindere da, dal contesto e da, eh, dalle tante situazioni che sono venute a mancare per via insomma, delle limitazioni della pandemia. Secondo me, a prescindere da ogni cosa, quando ci si sposa è sempre una vittoria, un traguardo raggiunto. E poi ci siete voi e le figure che lavorano intorno ad un matrimonio che rendono tutto più semplice anche, no? più bello. Sicuramente più semplice, sicuramente più bello e sicuramente senza stress, <ride> che secondo me è la cosa più importante, arrivare sereni e rilassati a quel giorno è la vittoria. Soprattutto giusto? visto che c'è da raccogliere dati e esatto. quant'altro, affidarsi Ma una cosa importante è avere la sicurezza di come ci si debba comportare. Sì. Perché se non abbiamo le certezze, e eh, qui parliamo sono solo parole. Per sì. cui se, se noi abbiamo delle certezze dobbiamo, possiamo garantire i nostri, le, nostre, i nostri, le nostre coppie in maniera serena. C'è una certezza, il matrimonio va fatto in quella maniera, punto e basta. E quindi diamo eh, garanzia e sicurezza e fiducia. La cosa più importante. Sì, la Mi... maggiore accusa che noi facciamo, rivolgiamo allo Stato, è proprio quella di non darci la possibilità di lavorare perché non possiamo programmare un lavoro che è basato sulla programmazione. Per noi organizzare un matrimonio, tutti quelli che lavorano nel mondo del matrimonio, vuol dire una preparazione a volte di 24 mesi d'anticipo. Certo, siamo capaci di farlo in matrimonio anche in 40 giorni. L'anno scorso ho fatto un matrimonio in 7 giorni. Oh. Cioè, i tempi tecnici per da quando hanno fatto le pubblicazioni, in realtà non sono stati un po' di più, erano 15 giorni. Da quando hanno fatto le pubblicazioni al giorno del matrimonio sono passati 15 giorni. E noi abbiamo fatto il matrimonio e l'abbiamo fatto meravigliosamente perché eravamo tutti pronti per. Una cosa che non è venuta fuori è che è un'ansia fortissima degli sposi che mi piacerebbe in questo momento placare è e se lo sposo risulta positivo al tampone e se la mamma no, dello poche. sposo risulta positiva al tampone, oddio la mamma ormai con la questione dei vaccini lo dovremmo fai. essere tutelati cosa si fa? C'è una risposta, una risposta che è stata poco pubblicizzata ma che in realtà è importante da, da passare come notizia. Una assicurazione italiana copre contro i rischi dei COVID, del Covid tutte le coppie che ne fanno richiesta e non è necessario passare da un planner e non è necessario passare da una sala ricevimento. Ma questa è una cosa che si sa poco? Non si sa proprio eh. e io per questo lo sto, cioè mi piace raccontarlo perché è importante, eh, io sì. penso che se devo tutelare un cliente devo sapere tutto ciò che è necessario per lui per arrivare appunto sereno. L'assicurazione che mi tutela, cioè vuol dire che restituisce tutti i soldi, cioè paga tutte quelle che possono essere le penali se io vado ad annullare il matrimonio il giorno prima a causa Covid, è fondamentale perché non fa perdere un centesimo agli sposi e non fa perdere un centesimo a noi fornitori. Non si sa, eh, non è stata data informazione, in Italia non vengono date tante informazioni, quindi però è importante dire che esiste e che quindi può tutelare gli sposi da questo punto di vista, sia Sposi 2021 che Sposi 2022. Allora, per concludere, perché siamo davvero alle battute finali, uh, diamo. Un po' di eh, aiuto, ecco, di incoraggiamento alle coppie prossime al matrimonio, perché le paure davvero sono tante. Lo diceva anche il ristoratore: molte coppie hanno deciso ancora di rimandare dopo l'estate eh, e poi ci sono molte incognite. Tranquillizziamo un po' le giovani coppie e incoraggiamole a compiere questo passo, perché insomma eh, lo abbiamo detto, lo stiamo dicendo un anno e mezzo. Con il virus bisogna imparare a convivere e anche i matrimoni si sono adattati con i test, con le prove che sono state fatte e che abbiamo visto anche prima nelle immagini. Quindi, con il matrimonio, con il covid, ci si può in questo periodo di pandemia anche sposare. Vengono date, insomma, vengono date le possibilità, incoraggiamo le coppie. Io penso che veramente gli sposi pugliesi in prima battuta possono dormire tra due guanciali perché nel momento in cui si ripartirà avranno non una persona ma avranno generalmente per ogni matrimonio vengono utilizzati tra i 10 e i 20 fornitori e saranno tutti pronti a dargli assistenza far, per far sì che quel giorno sia veramente il giorno più bello della loro vita. Quindi, questa è la sicurezza maggiore che gli sposi possono avere. Non si devono sentire soli e devono sapere che anche non palesemente. Noi combattiamo ogni giorno per farli ritornare a sposare. E quando ve lo dico, ve lo dico perché io ho passato il 23 di dicembre e il giorno prima di Pasqua proprio a, ad aiutare gli il governo per fare passi importanti. Pochi secondi, vai. Allora, posso dire. Come diceva Caparezza, il famoso cantante, no? Vieni a ballare in, pugna, mm. in Puglia. Venite a sposarmi in Puglia, <ride> questo è anche perché poi il matrimonio crea anche turismo nella nostra regione, lo sappiamo bene. E allora auguri a tutte eh, le coppie prossime al matrimonio, sposatevi a chi ancora ha dei dubbi perché eh, insomma intorno a voi ci sono tante figure pronte a sostenervi, non siete assolutamente soli. Grazie per essere stati con yeah. noi Grazie e a, a voi. tutti voi buon proseguimento con i programmi di Antena Sud, arrivederci.